If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasting. Buongiorno ragazzi, ieri non siamo neanche riusciti a finire di registrare il video perché avevo provato a registrare con il cellulare perché avevamo la batteria della fotocamera completamente scarica, ma ho registrato nel verso sbagliato e quindi non sono riuscita a caricarvelo. Comunque ieri sera abbiamo mangiato veramente 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 benissimo, vero Fabio? Come abbiamo mangiato ieri sera? Molto molto buono, posto veramente molto valido. Cioè, non so se avete visto le foto che ho messo, ma era qualcosa di fotonico. Fino adesso, devo dire la verità, abbiamo mangiato molto bene a Parigi, quindi non so. Non riesco a capire le persone che dicono che si mangia male, perché è ovvio che non mangi come in Italia e non puoi neanche pretendere, secondo me, quando vai in un paese all'estero di mangiare come in Italia, sarebbe da pazzi. Però le loro cose, mangiando le loro cose, secondo me si mangia veramente molto bene. Forse siete stati fortunati anche io e Fabi, che abbiamo trovato dei posti top per andare a mangiare e non siamo mai andati nelle classiche un pochino trappole per turisti dove si sa che si mangia da schivo. Però devo dire che abbiamo mangiato benissimo. Adesso siamo pronti, ragazzi. Abbiamo trovato dei ristoranti con menù a 9,70 euro, ma sinceramente, ecco, sì, diciamo che quando trovate quei ristoranti che vi propongono 25.000 piatti a 9 euro, è ovvio che poi la qualità non sia un granché. Se invece andate sulla, cercate dei ristorantini sulla qualità e non sul risparmio, sicuramente mangiate bene. Ma come qui, come in Italia, come in qualsiasi parte del mondo, ragazzi, funziona sempre così. Comunque, a parte questa versione sul cibo, che sapete che dobbiamo sempre parlarne perché è una delle parti fondamentali dei nostri viaggi, volevo farvi vedere outfit di oggi. Ta-da! Vediamo, ok, outfit di oggi molto sportivo, maglioncino con i fiocchettini rosso, queste fantastiche braghe che sapete io amo, questi pantaloni con la bandiera francese, li avevo presi molto tempo prima in realtà di venire qua a Parigi, però vabbè, sono perfetti secondo me, e le mie amate sneakers, perché ragazzi ho portato 75.000 tipi di scarpe e ho usato solo praticamente le sneakers perché sono la cosa in assoluto più comoda per girare qua a Parigi, e per quanto mi piacerebbe essere alla moda, essere trendy, a meno che non fai due passi e ti fermi, bisogna pensare alla comodità. E quindi ragazzi, consiglio, ragazze se venite qua e ragazzi se venite qua a Parigi, comodi, vestitevi comodi e astrati. Niente, noi adesso andremo a... Fabio? Dove andiamo? Incontrare Lady Oscar. Esatto, andiamo a Versailles. Mia mamma mi ha detto che è stupenda, quindi speriamo che sia vero, non vedo l'ora di vederla. Il cielo, ragazzi, oggi ci ha anche graziato che c'è il sole. C'è pseudo sereno. C'è pseudo sereno, si sta abbastanza bene. Quindi ragazzi, noi ce ne andiamo, vi portiamo con noi e ci vediamo stasera al rientro. Ciao! Eccoci finalmente in treno, Trevini, direzione Versailles, tra l'altro vicinissimo al nostro albergo. E cosa vuoi dire? Sei agitato? Sei emozionato? Ci ha aiutato anche un ragazzo francese a orientarci qua. Ci ha visto un po' persi alla stazione dei treni ed è stato carinissimo perché ci ha aiutato e ci ha parlato in inglese e ci ha spiegato quale aereo prendere e quale aereo. Certo. Quale treno prendere, anche perché è praticamente arrivato un secondo dopo che eravamo arrivati noi, quindi top. Ragazzi francesi molto molto simpatici, molto molto cortesi. Cortesi.
show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Wow, ragazzi, siamo a Versailles e inquadra la coda. È non inquadra la coda, ma è immensa. Cioè, non potete capire quanto è grande questa cosa. Cioè, questo monumento è assurdo. Penso che ci impiegheremo una giornata intera per averla tutta. Salute, Trevini. Trevini. Fabio, cioè, non so se si riesce a capire da qua, ma l'edificio è oro. È oro puro. Say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them. Che carino! Guarda come sta fermo, amore, sembra in posa! Stravel! Staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then if we go down together, they'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them. We were staying in Paris.
We were staying in Paris. We were staying in Paris.
telecamera, sto filmando con il cellulare, abbiamo preso un'acqua di nuovo per il terzo giorno, pazzesca, però per fortuna adesso siamo in camera perché oggi siamo andati a vedere Versailles, l'avete visto nelle immagini, per me è stata la cosa più bella che ho visto a Parigi, bellissima. Fabio è qua vicino a me distrutto. E siamo stanchissimi perché dopo 3 giorni, ragazzi, in cui non so quanti chilometri abbiamo fatto oggi, ma per me tanti. Abbiamo fatto un sacco di passi sui 23-24 mila a testa. Dopo 3 giorni così, Fabio, come siamo ridotti? È impegnativa. È stata impegnativa. E che non siamo praticamente riusciti a vedere la metà delle cose che volevamo vedere. Beh, vabbè, ma siamo andati anche andati con calma volendo. Sì, no, poi c'è da dire una cosa che secondo me una città per vederla, per vedere almeno le attrazioni principali ci vogliono 5 giorni. Noi abbiamo fatto 4 giorni pensando che comunque riuscivamo, sperando nel tempo, a fare tante cose. Giorni, domani non faccio niente perché... Sì, domani praticamente è persa, ma perché partiamo alle 11:30, ci vengono a ritirare con la navetta, quindi... Cioè l'ultimo giorno in realtà, a meno che non parti alla sera, lo perdi. Però, ecco, magari la prossima volta potremmo prontare il volo al ritorno. È inutile che fai così, perché tutto il giorno che dico la prossima volta tu mi dici sì, sì, sì. Ma sì, ma per assecondarti. No, perché obiettivamente Fabio non puoi dire che non ti è piaciuta questa città. È bellissima. Io non avevo dubbi. No, bello, ho mangiato anche bene, quindi... Io non avevo dubbi, Fabio ne aveva molti di più, ma perché secondo me veramente abbiamo sentito un sacco di dicerie. Cioè... Sì, per dire che i francesi sono scortesi. Per niente. L'unica cosa vera è che parlano molto poco l'inglese. Questo. Vabbè, questo sì. Ti fai capire. Questo sì, però per dirvi, anche prima, adesso noi stasera mangeremo in camera perché... Uno, fuori piove di rotto, quindi di prendere dell'acqua. Beh, forse vado a prendere una crepe. Nascondimi i baffi. Sì. Due. Oh mio Dio! È tremendo! Sembra che i baffetti da latte! Sono inguardabile. Buh. Comunque, vabbè. Uno, fuori sta diluviando. Forse Fabio dopo andrà a prendere una crepe, che abbiamo scoperto che in realtà... C'è una creperia qua vicino. Entri, crepi. Bene. Basta. Comunque abbiamo scoperto che in realtà le crepe sono quelle dolci e le... Vediamo se te l'ho detto 10 minuti fa, vediamo se si ricorda. Iniziano con la G. Gargoyle. No. E le galette. Galette. Le galette sono quelle salate. Quindi Fabio penso che andrà a prendersene una salata e poi mi porterà a me una dolce. Ma vediamo. Con la Nutella e le banane o cocco. Sono curioso e vorrei sapere i fatturati annui di Versailles. Mamma. Ragazzi, oggi a Versailles così. Perché oggi era l'unico giorno di sole. Ne abbiamo speso 60 euro da andare. 30 in, a testa. In due, naturalmente. Però spieghiamo. Allora, Versailles è composta dal palazzo... E non so quante migliaia di persone c'erano. Tantissime. Comunque, il discorso è questo, che Versailles è fatta da tante cose. C'è il palazzo principale, che io vi consiglio assolutamente di andare a vedere, perché è qualcosa... Secondo me le foto non rendono minimamente giustizia all'immensità di quel palazzo. Cioè, alle decorazioni, agli affreschi. Gli affreschi sono qualcosa di stupendo. E poi il palazzo stesso, cioè è una struttura meravigliosa il palazzo. Cioè, come il palazzo del boss delle cerimonie. Ma dai! Non lo puoi smerdare così! No, è un palazzo stupendo, ragazzi, andate a vederlo. E poi ci sono i giardini, che sono altrettanto, secondo me, belli, ma... Che c'è da girarli in elicottero per vederli. I giardini li potete girare in vari modi. Noi li abbiamo girati a piedi perché siamo due folli, perché volendo, pagando ovviamente non qualcosa siamo due in folli, più... 50 euro per il golf cart, un'ora, no, li spendo. No, 34. Nel senso che dopo 8 euro all'ora, 34, sì. Minimo stai 3 ore con quel macchinino lì, 50 euro. Sì. Costa, cioè il macchinino praticamente tipo quello da golf, il go-kart lì, come si chiama? Golf cart, che paghi 32 euro all'ora. 34. No, 34 la prima ora. La prima ora, dopodiché sono 8 euro ogni ora.
Altrimenti, secondo me, è una soluzione che noi non abbiamo preso perché siamo stati sfigati e l'abbiamo perso 2 volte, ma secondo me non è una soluzione così brutta. È il trenino che vi fa fare il giro dei giardini. E la terza parte, praticamente, è data dalla dimora di Maria Antonietta e della sua famiglia, giusto? E della Ma regina. non so di chi era, di cos'era, non ho È capito di di Maria cos'era. Antonietta, era la dimora destinata a Maria Antonietta. E devo dire che quella è la cosa che mi ha stupito di più, perché cioè, il palazzo sapevo che sarebbe stato bellissimo, Vedi? i giardini me li immaginavo molto belli, le dimore di Maria Antonietta sono state bellissime secondo me, veramente belle, però ovviamente tutte e tre le cose le vai a pagare 60 euro. Ovviamente noi faremo magari un video con delle vostre domande riguardo a Parigi, che magari vi farò lasciare qua sotto se avete delle domande, perché assolutamente vogliamo fare un video risposta a tutte le domande che vorrete farci, e con magari dei consigli utili, quindi magari approfondiremo un'altra volta. Però l'altra cosa che vi posso assicurare è che si mangia bene a Parigi. Cioè, io non so che gusti le persone abbiano, gli italiani abbiano quando vengono a Parigi, ma ragazzi, noi abbiamo mangiato benissimo, ma veramente bene. No, tutto Cioè, molto buono. forse è stato uno dei viaggi in cui abbiamo mangiato meglio. E a proposito di cibo, di pappa, dillo tu, Fabio, cosa abbiamo fatto? Finto Versailles, cosa abbiamo pensato di fare, dato che pioveva? Ah, siamo andati a Saint Michel in una Dillo tu perché, tanto io sbaglio a pronunciarla. patisserie boulangerie Esatto. che fa tipo sia pasticceria ed è un panificio. Panificio. Fa robe salate, anche robe varie. E abbiamo preso una merenda cena, una pseudo merenda barra cena, Cena. quello che Ve vuoi. E la mostriamo adesso. adesso vediamo. Cominciamo dal salato. Ragazzi, vi facciamo vedere la nostra cena, che sarà ovviamente in camera da No, questa letto. qui mi E allora, fa venire da montare. dato che non siamo riusciti ovviamente a mangiare tutte le cose tipiche di Parigi, soprattutto per una questione, perché ci siamo quasi totalmente rifiutati di andare nei ristoranti da 10 euro mangi di tutto, perché è ovvio che Ah in quei sì, eh? ristoranti mangi di cacca, cioè si può dire cacca. Ieri a Montmartre c'erano dei menù a 9,70 euro. Non so cosa ti dessero da mangiare. Non puoi Perché noi ieri sera per pensare mangiare a Parigi non abbiamo speso 9,70 euro. che... Però abbiamo mangiato divinamente. Sì, ci mancherebbe altro, però. Comunque, dato che non siamo riusciti a mangiare proprio tutto, abbiamo comunque preso delle cose prettamente parigine, simbolo di Parigi. E una, ragazzi, è questa. Cioè, ragazzi, io vorrei farvi sentire il profumo, che è la Quick Lorraine. Ve la faccio È vedere. unta come non so È cosa, guarda. unta, cioè c'è il sacchetto che è unto bisunto, La spalmi sul muro e praticamente. vedi dall'altra È parte. una torta salata fatta con pasta sfoglia o pasta brisée. Questa penso che sia pasta sfoglia. Con dentro come si dice? Un ripieno di panna, formaggio e. Ah, non so con cosa l'hai presa. Aspetta, com'è che si chiama quella cosa buonissima? Pancetta. Quindi non vedo l'ora di assaggiare questa io. Mentre Fabio, che non ama le torte salate, ha preso un altro simbolo di Parigi da mangiare parigino, che è anche questo poco No, è un po' unto, meno unto. un po' meno unto, che è il croque monsieur, che è praticamente questo Adesso sono un po' pane. raffreddato, però. Se adesso si è un po' raffreddato, comunque è questo pane farcito con il prosciutto cotto, il formaggio, ovviamente pane imburrato da ambi i lati e sopra ricoperto di groviera, cioè una roba. Partiamo dal salato quindi. Sì. Sei pronto? 3, 2, Assaggiamo. 1. Ragazzi, vabbè. Cioè, voi non potete capire la bontà. Questo è Secondo buono. me, dentro, anzi, ne sono quasi sicura, c'è del porro dentro qua. È buonissimo. Starò male tutte le notti perché io sono intollerante ai latticini in realtà, ma purtroppo per chi, ecco, diamo un'informazione, per chi come me è intollerante ai latticini,
Parigi è un po' un problema, però ho letto su un sito di una ragazza che ci sono dei posti dove andare per gli intolleranti latticini, quindi magari ve li lascerò nel post che farò appunto riguardo alla cucina parigina. Com'è quello, Fabio? Buono? Molto. Ragazzi, adesso passiamo al vero momento clou di questo video. Questi sono i due dolcetti che io e Fabio abbiamo deciso di prendere. Fabio, vuoi mostrare il tuo? Senza che io lo Il mio uccido? cosa? Questo dolcetto che io ho già iniziato a susare. Per me è più bello il mio, però. Fabio si ostina a dire che è il suo. Ma devi spiegarlo, orco. Tortino. Questa è la pasticceria, La Parisienne si chiama. la Parisienne, Zona Saint-Michel. esatto, zona Saint-Michel, praticamente si trova attaccata a dove c'è il mercato. Noi tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di andare al mercato un giorno ed è stupendo. Allora, la tortina di Fabio ve la spiego io, è una tartelletta, mostrala bene amore, Tartelletta da 5 euro, ecco, tartelletta, niente tartelletta. tartelletta, eccola qua. Questa praticamente è una tartelletta con la crema al limone e sopra la meringa con flambata. E io non ho preso, non credo che il mio sia un dolce tipico parigino, ma mi ispirava un botto. È questa tartelletta con i lamponi e dentro c'è una crema, penso Però bisogna mangiarla solo quando c'è il alla temporale. panna. Perché ci sono i lamponi e poi ci sono i tuononi. Cioè, guardate le dimensioni della mia faccia e guardate le dimensioni della tartelletta. Macca. Ragazzi, vedete che c'è dentro questa cremina? È una crema Buona. ultra leggera questa, buonissima. No, ragazzi, vabbè. Ecco ragazzi, i dolci parigini, i dolci francesi. No, no. I dolci francesi, ragazzi. Cioè. Ma finisci? Ah? Un attimo, me la sto gustando. Non tornerò a Parigi per 1000 anni. Ma infatti era per io la volevo io. Niente ragazzi, noi vi salutiamo, Fabio vieni qui perché adesso andiamo a lavarci, vi abbiamo voluto far degustare insieme a noi questi dolci Ci perché laviamo insieme. magari. No. Bema. Comunque, niente dai, vi salutiamo, purtroppo quando rivlogheremo saremo tornati in Italia. Tristezza. Però la prossima volta siamo ancora al mare. Perché andiamo Ah via no, ancora 2 giorni pensavo la al prossima mare. volta che torniamo. Ah no. Però la prossima volta che Fra una settimana parleremo siamo 2 giorni al mare. saremo 2 giorni al mare. Adesso, tra l'altro, sta tornando a diluviare. È diluviando, sta diluviando. E poi il prossimo viaggio sarà fra parecchio tempo. Sì, 5 mesi. Quindi, purtroppo, dovremo aspettare ancora un bel po'. Però, Ciucciarsi le incrociamoci dita le dita. e i gomiti. Esatto. Noi ci rivediamo dall'Italia. Vi mandiamo un grosso bacione. Grazie per essere stati insieme a noi. A vedere Parigi, speriamo di avervela fatta vedere un pochino così con i nostri occhi. E niente, se volete qualsiasi informazione, lasciate giù un messaggio e noi ovviamente faremo un video appositamente solo per voi. Un bacione! Bauci Ciao! bau, ciao!